Dire mai al narcisista che è un narcisista, fa questo invece. Allora, una delle cose peggiori che puoi fare è quella di dire a un narcisista che è un narcisista, magari in uno sfogo di rabbia: ah, tu sei un narcisista, mi hai tradito, sei un narcisista. Ecco, questi sfoghi, cioè dire, palesare al narcisista che è un narcisista, è la cosa peggiore che puoi fare, perché da un lato andrai a produrre dei forti meccanismi di difesa, e questi meccanismi di difesa andranno a rendere ancora più sulle difensive il narcisista, utilizzerà delle strategie punitive ancora più forti, inizierà a volerti punire, perché di fatto il narcisista... Ci sono due tipologie di narcisisti: il narcisista che è consapevole di essere, quindi gode nell'essere narcisista, e quindi quando qualcuno lo scopre sente comunque il bisogno di punirlo, sente il bisogno di dimostrare che è narcisista e che è in grado di offrirgli delle sanzioni e delle punizioni. Mentre invece c'è il narcisista inconsapevole che, soprattutto sono i narcisisti covert, che si incattiviscono di più, innescano meccanismi di difesa e continuano a fare le cose che facevano prima, ma in modo più subdolo, più raffinato. Quindi dire al narcisista, come sfogo, che è un narcisista, di fatto non porta a nessun risultato. Tra l'altro, anche innescare delle discussioni con un narcisista è sempre estremamente negativo. È sempre estremamente negativo perché non porta, nessun vantaggio. Non porta nessun vantaggio e soprattutto anche da un punto di vista del lavoro potresti avere delle contromosse abbastanza negative. D'altra parte i narcisisti non vogliono imparare dei loro errori perché pensano di non farne nessuno. Anche quando ottengono dei risultati indesiderati, i narcisisti rifiutano di riconoscere di aver commesso un errore, non riescono a imparare da quegli errori e quindi non otterresti neanche da questo punto di vista un cambiamento di strategia fondamentalmente. E purtroppo questo è un dato di fatto. I narcisisti hanno proprio questa caratteristica voler colpire gli altri. Se hai intenzione di rimanere in una relazione con un narcisista, devi essere onesta con te stessa su ciò che puoi e che non puoi aspettarti. Un narcisista non diventerà mai una persona che ti apprezza veramente, quindi se tu vorrai essere apprezzata o essere apprezzato, necessariamente dovrai chiudere la relazione con un narcisista. Certo, se ti vuoi immolare sul fuoco sacro del sacrificio va bene, però non sperare che il narcisista un giorno cambi, che il narcisista un giorno ti possa amare. Quindi è molto importante invece, se tu vuoi mettere fine alla relazione con un narcisista, non dirgli che è un narcisista. Certo, finire una relazione con un narcisista può essere particolarmente difficile, soprattutto verso se stessi, perché non metti in dubbio che il narcisista può essere anche affascinante, carismatico, questo almeno all'inizio della relazione, può disorientarti con il suo comportamento manipolativo, puoi sentire anche la necessità di cercare la sua approvazione o anche sentire di stare male fondamentalmente, provare delle ansie, perdita di sonno, proprio perché magari il narcisista ti ha manipolato attraverso il gaslight. Quindi è importante ricordare però che nessuno, neanche tu quindi,
merita di essere vittima di, diciamo, sofferenze. Quindi devi imparare a sfuggire al narcisista, senza avere sensi di colpa, senza autoaccusarti di niente. E quindi devi agire, diciamo, a carte coperte, dirgli: so che tu sei un narcisista perché hai fatto questo e tutto quello. Vuol dire come scoprire le proprie carte a poker, quindi vuol dire entrare in una dimensione perdente. E invece tu devi entrare in una dimensione vincente. Più comprendi quello che sto dicendo, meglio sarai in grado di riconoscere le tecniche che un narcisista usa per mantenerti nella relazione. Non serve neanche minacciare di andartene, perché diciamo, o te ne vai veramente, oppure poi il narcisista, se vede che non te ne vai perché tu sei vincolato da qualche cosa, scoprirà i tuoi punti deboli e amplificherà ancora di più i tuoi punti deboli, li andrà a espandere al loro massimo potenziale. E tu ne sarai soggiogata, ne sarai soggiogato, per cui non avrai nulla da fare. Quindi minacciare di lasciare il narcisista non serve a niente, il narcisista non cambierà. Quello che devi fare è lasciarlo fondamentalmente, ritrovare le forze dentro di te senza dire assolutamente niente al narcisista, preparare tutto quello che deve essere preparato per sia da un punto di vista emotivo, ma anche da un punto di vista pratico, se ci sono delle cose che diciamo che devi fare che per ricostruire la tua rete di amicizie, è fondamentale prima di lasciare il narcisista ricostruire la tua rete di amicizie, perché poi avrai bisogno, diciamo, successivamente di comunque delle persone alle quali affidarti, avrai bisogno di persone con le quali creare comunque una relazione. Questo devo dirti che è veramente molto importante che tu possa fare questo, è fondamentale. Quindi, una volta che poi hai ricostruito le tue relazioni, una volta che sei riuscita a recuperare quelle che sono, le tue amicizie, che sei riuscito o riuscita a renderti di nuovamente indipendente sia da un punto di vista pratico, pragmatico, in tutte le cose, sia da un punto di vista finanziario, sia anche da un punto di vista emotivo, perché magari hai cominciato a procurarti altre emozioni, riprendi a fare quello che ti piaceva fare, ricrea, diciamo, nuovamente il giusto mix di emozioni positive, inizia a dare nuove emozioni alla tua parte emotiva e poi senza dirgli niente, senza dire: ah, sei un narcisista per questo motivo, per quello, una volta che tu hai appurato dai suoi comportamenti che lo è, non devi stare a dirglielo. Devi semplicemente interrompere ogni contatto con il narcisista, fare un no contact totale, perenne, permanente. Se pensi che possa essere particolarmente invasivo, in qualche modo tu blocca le sue chiamate, non risponde a nessun numero anonimo che non vedi il messaggio. Se lui ti chiama con altri numeri, tu poi lo blocchi successivamente. Blocca i messaggi, blocca le email, bloccalo su tutti i profili social. Questo è quello che devi fare. Poi ovviamente vivrai sicuramente uno stato di sofferenza. Non dico che, che tu non possa vivere uno stato di sofferenza, però consenti, datti la possibilità di piangere, datti la possibilità di vivere dolore quando desideri tu, però. Cioè, definisci esattamente quando nel corso della giornata tu puoi darti, puoi viverti anche l'emozione della sofferenza, perché vivendole deliberatamente le consumi praticamente, riesci a eliminarle. Questo è un punto è un punto fondamentale. E soprattutto non devi avere sensi di colpa, perché il narcisista covert, ad esempio, cercherà in tutti i modi di farti venire sensi di colpa. Anche prima, magari, se ha il sentore per qualche verso che tu te ne possa andare, cercherà in qualche modo di farti venire sensi di colpa, cercherà in qualche modo di farti venire, diciamo, come possiamo dire,
dirti: ah, mi hai lasciato, guarda qua, come sei comportato. Purtroppo non devi, cioè, purtroppo non devi assolutamente dare credito a tutto questo, devi assolutamente tenere presente che si tratta comunque di una persona estremamente negativa, si tratta comunque di una persona che non ti potrà mai dare nulla di buono, questo devi tenerlo presente perché fa parte delle caratteristiche del narcisista, non devi avere speranze perché devi uccidere la speranza che il narcisista possa cambiare. Ovviamente devi prepararti ad emozioni complesse che potrai vivere, come il dolore della perdita, ad esempio, perché è possibile la tristezza, ma questa puoi tranquillamente superarla immettendo nuove emozioni. È ovvio che il trauma, tra virgolette, di una relazione tossica, quella con il narcisista, è comunque una relazione tossica. Il trauma che il narcisista può lasciarti, che la relazione tossica con il narcisista può lasciarti, può causare molto dolore. Però, diciamo, queste ferite si rimargineranno rapidamente se tu non andrai andare a, come dire, incrementarle, continuando in qualche modo a alimentare questo fuoco, pensando al narcisista, andando a rimuginare. Ecco, devi eliminare il rimuginare. E invece di incolpare te stessa o te stesso di esserti innamorato della manipolazione o giudicarti, ad esempio, male perché sei stata, hai permesso che ti trattasse male, hai permesso che facesse questo, hai permesso che facesse quello, devi offrire a te stessa o a te stesso il perdono. Non puoi cambiare il passato, intanto quello che è avvenuto, l'importante è che noi possiamo, dal momento in cui abbiamo la consapevolezza, agire sul presente. Agire sul presente, cambiare i nostri comportamenti e renderci conto che abbiamo potere su noi stessi, ma dobbiamo usare questo potere per onorare la nostra dignità, rispettarci, onorare la nostra felicità e dare valore, dare credito soltanto agli amori positivi, agli amori che portano benessere nella nostra vita. Questo è fondamentale. L'amore può essere difficile sicuramente, ma quello che un narcisista tiene presente che non è amore. E non devi permetterti di amare qualcuno che ti ferisce. Dopo aver terminato la relazione, certo, potresti anche, ripeto, avere qualche rimpianto, qualche rimorso, ma devi guardare tranquillamente oltre, darti nuove emozioni e vedrai che le cose cambieranno. Prendi cura di te stessa, rilassati, dedica ai tuoi hobby, connettiti nuovamente con le tue amicizie. Per quello che dicevo, è molto importante ricrearsi nuove amicizie, ricrearsi situazioni che ci possono dare nuovamente la possibilità di interagire con altre persone e chiude definitivamente questo capitolo della tua vita. Ecco, questo è quello che devi fare per, diciamo, togliere dai piedi definitivamente un narcisista. Dirgli: ah, tu sei un narcisista, qui tu là, è la cosa peggiore. Quindi evita di farlo, segui questa indicazione, vedrai che le cose andranno sicuramente per il meglio, la tua vita potrà cambiare. Potrai ottenere veramente di nuovo la felicità che d'altra parte una persona merita, perché è inutile stare a riporre le proprie speranze nel narcisista, che sono persone che mancano di empatia, superficiali, arroganti, insensibili, maligne, e quindi tutte queste caratteristiche sono intrinseche, sono dei vampiri energetici. Quindi devi toglierti dai piedi definitivamente, senza nessun rimpianto o rimorso. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video.